All'inizio ci sta, vuoi avere un po' di cose sotto controllo e quindi sei lì che appunto dici, fai, brighi la frase opinione, eccetera, eccetera. Ma come... Adesso non so se tu hai ascoltato l'approccio che ho fatto io in metro. Semplicemente sei andato lì, oh, ma voi cosa ne pensate della casa di carta? Cioè, sì, infatti anche quello mi ha un po' spiazzato. Cioè, così dal nulla sei riuscito a creare una confidenza come se conoscessi da 5 anni. Cioè, loro si mettevano a ridere, scherzavano così. E figa, mi ha fatto anche a me un po' impressione come ha pieno. Sì, perché nel momento in cui io ho notato queste due ragazze, Ferna si è seduto accanto a me e accanto a Ferna c'erano queste due ragazze, ho iniziato a sentire l'accento spagnolo, quindi nella mia testa si è creato questo meccanismo. Parlano spagnolo, potrebbero essere spagnole, oppure al massimo potrebbero essere colombiane, sudamericane e così via. Ho fatto questo ragionamento qua. Ok, quindi... Innanzitutto devo capire di dove sono. Nel momento in cui capisco di dove sono, mi aggancio ad un qualcosa di molto famoso. Se mi avessero detto siamo sudamericane, sarei partito. Cosa ne pensate della serie Narcos? Se, nel momento in cui, ah no, ma siamo spagnole. Ah, spagnole! Intanto vabbè, di dove? Perché so che nel momento in cui loro mi dicono spagnole ho un sacco di mondo da poter raccontare. Barcellona, ah, sua sorella è di Barcellona. Sua sorella è veramente di Barcellona. Non è che mi invento cazzate come... Infatti quello che volevo, esatto, quello che volevo dire è proprio questo, cioè non è che, ah, sudamericane, qual è il suo collegamento reale? Narcos, perché probabilmente l'ha visto o ne ha sentito parlare, non è che, ah, sudamericane, ma allora cosa ne pensate del Brasile Rio de Janeiro? No, perché non c'è mai stato e non ha esperienza e non va a diventarsi cazzate, va a parlare di ciò che realmente conosce, non è scemo, non butta un argomento di cui non sa un cazzo. Quello che vi abbiamo detto ieri sera 1200-500 miliardi di volte prima di uscire. E poi cosa è successo? Il che ci sta è, capisco che all'inizio uno vi dice, guarda che l'errore più grande è quello di mentire e quello che si fa è mentire. Come la storia che ci hai detto tu Pietro prima, ah, sì, perché ho chiesto alla ragazza se conveniva bere oppure no, perché poi mi fermava la polizia E noi, tu non sei neanche in macchina, Pietro! sei a piedi. Sei a piedi! Non sei neanche di qui! No, ma perché, sai, ma secondo te posso bere o no? Perché poi devo guidare. Fra, no! C'è la polizia fuori, quindi. Cioè, dove, come? E poi arriva, non so come continuare. Ovvio! Non c'è detto una cosa che non esiste. Però capisci la Quindi... differenza? Se lui si fosse inventato, ah, ma dove siete? Sud America? Ah, io sono stato in Colombia, cioè, si incula. Perché poi dicono, ah sì, dove? Cioè, avete capito la differenza qual è? E come abbiamo detto ieri, raga, aiutatevi. E tu là, sei arrivato lì con una zappa davanti alla ragazza, sbabam! Ciao. E quando loro hanno detto, perché io ho detto a Ferna, Ferna, chiedile di dove sono e poi appena ti rispondono in spagnolo, tu gli dici la serie a casa di carte e così via. Ferna è partito dicendo subito, cosa ne pensate della casa di carta? E vabbè, Così, ragazzi, ok. cosa Però, quando loro hanno risposto, ah, solo spagnolo, ok, ho detto, ah, spagnolo, dove siete? Barcellona. Io subito ho detto, ok, in questo caso a me non frega nulla di prendere il numero, limonarmi queste due tipe. A me interessa che Ferna si sciolga. Quindi, cosa abbiamo fatto? Spagnole, Barcellona? Ah, sua sorella di Barcellona. Io aspettavo che Ferna entrasse in gamba tesa. Sì, perché mia sorella, la Barceloneta, è la Rambla, è la Sagrada Famiglia, bla 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 bla. Poi, in realtà, è rimasto zitto in silenzio e ho detto, ok, devo continuare, perché altrimenti poi lì sì che muore tutta la situazione. Ah, sì, allora infatti, ah, ok, sì, sua sorella di Barcellona? Ah, ok, aspettavano che lui entrasse, non è entrato, ho aspettato l'ultimo secondo buono, questo... Ti viene molto a naso quando fai tanta pratica. Ok, questo è l'ultimo secondo buono. Bam. Ok. La casa di carta. Boom. E lì sì, cioè lì poi nel momento in cui sei padrone di tutte quelle che sono l'ambito della comunicazione, le fasi delle dinamiche razionali e così via, poi puoi giocare tu, sei tu libero di giocare. E infatti la parola giusta anche lì era giocare, perché io mi ricordo che appunto Pietro tu sei morto quando lui ha detto, non mi ricordo che cos'è che ha detto, buscalo su Google, Sì. Grande Ah, Fratello sì. tipo, lei ha fatto così col cellulare, chi te la fa?
Non vedo una sega. Non se vede una sega. Non se vede una sega. Capito? Loro manco lì per lì, non neanche ridevano perché non capivano. Ma lui rideva, io ridevo. Stavamo tutti ridendo. Loro automaticamente si sono messi a ridere. E diceva, non se vede una sega. Capito? Quindi era anche fondamentale l'energia, l'entusiasmo con cui si parlava in quel momento. Appena magari una che ha detto, ah, Isla della Tentación, io subito ho preso la palla e ho detto, ah, me gusta la Tentación. E lui si è messo a ridere e di conseguenza anche lei si è messa a ridere. Importante questo. Non è che era lì, ah, la sega, no, non posso dire la sega, metti che capiscono cosa vuol dire sega. No, l'ha detto per lui, per ridere, per divertirsi. Di conseguenza cosa è successo? Tutti abbiamo riso, le ragazze si sono messe a ridere. E tu da fuori, ma com'è possibile che loro stanno ridendo? È da 2 minuti, neanche 30 secondi che stanno parlando, sembra che si conoscono da una vita. E anche quando ho detto un termine che è il cutiglino, una roba del genere. Sfogliato. Cosa vuol dire, cosa non vuol dire? Oh, ma per caso vuol dire scopare? Io ho fatto la traduzione. Ah, è sfogliato. Oh, no. Ok, cioè proprio frega niente, vai, gioca, ridi. Perché allora lì riesci ad entrare dentro. Anche nel momento in cui... un attimino si era bloccata la cosa. Ah, ma voi cosa ne pensate di mare fuori? Mare fuori. A me non interessa nulla. Io lo so che loro non la conoscono, ma io voglio giocare, voglio divertirmi. Loro, oh, che è mare fuori? Che è mare fuori? Buscalo. E lei ha detto, cioè, da uno sconosciuto le ha dato l'ordine di prendere il suo telefono, andare su Google, cercare mare fuori. Lei si è messa a farlo. Pensa se avesse detto, pura caso, conosce mare fuera, poi de buscarlo por favore in cellularito. Lei diceva, fra, vaffanculo, parlava italiano, diceva vaffanculo. Sì. Invece, oh, buscalo. Così. Cioè, ti trascino io. Nel momento in cui poi l'ha cercato, ma non è spagnola. Claro che non è spagnola. È Napoli. Napolitana. Napolitana. E vedi, anche lì la prendevo in giro e dicevo, sì, che è napolitana. Come non tu sapevi? Una nazione, io da dietro. Io da dietro, è una nazione. Proprio, è tutto lì. Il momento in cui, ah, è scomo, è Spagna? Sì, è Spagna, è Barcellona, claro. È sta Italia? È sta Napoli? Ah, claro. Ok. Busca Carmine Di Salvo. Carmine Di Salvo. L'ha cercato. Miralo. E se è indicato Fabio. Esatto. Adesso scoppiate. A ragazze, tra l'altro, che poi ho detto in spagnolo, tra l'altro, se dovete chiedere una foto adesso, perché sennò poi lui deve scendere, mi raccomando. Ah, oh, sì. Questo è cazzeggiare. Fa tutta la differenza quando tu ti stai divertendo in un'interazione e ti stai godendo il momento e, cazzo, sei focalizzato lì sul presente, non sei tipo, oh mio Dio, adesso devo dirle... Come continuo? Quindi mi invento che devo guidare e le chiedo se posso bere. Sì. Perché lì eri focalizzato su dire la cosa giusta per impressionarla, per trattenerla lì. Esatto. Invece nell'interazione metro era tipo, zia, divertiamoci, io voglio divertirmi, vuoi divertirti con me? Bene. No, io mi diverto comunque. Certo. E quando ho detto appunto, se dovete fare la foto fatela adesso perché poi lui scende... Noi tutti scendiamo. Loro hanno detto, ah, ma tanto scendiamo anche noi. Verosimilmente sì, vabbè. Scendavamo dalla metro tutti quanti insieme. Mm-hmm. Facciamo il viaggio dalla metro fino alla discoteca tutti quanti insieme, perché sono venuti anche loro lì alla discoteca. E facevi il tragitto lì. Già a metà tragitto prendevi a braccetto. Mm-hmm. Arrivavi là davanti, entravi insieme dentro, tra già limonata. Foia, sì. Stamattina ti svegliavi che lei era accanto a te nel letto. È tutta una conseguenza naturale.